benvenuti nel mio canale. La notizia di oggi è: sono ben 18 gli appuntamenti della 17ª edizione del PEM Festival, parole e musica in Monferrato. Un programma quanto mai composito che si snoderà dal 27 agosto al 1 ottobre ospitando personaggi importanti della musica, dell'arte e della società italiana. Ai nomi già annunciati si aggiungono Arturo Brachetti, Violante Placido, Paolo Benvenu, Marina Massironi, in una serata su Mario Lodi in collaborazione con Biennale Junior Fondazione Palmisano, Chiamami Faro e Maurizio Crosetti, a suggellare l'edizione più corposa della storia del Festival Piemontese di Incontri, Racconti e Canzoni diretto da Enrico De Regibus. Una manifestazione itinerante che toccherà i comuni di San Salvatore, Capofila, Lucuccaro, Valsola, Valenza, Mirabello, che già facevano parte del festival, e Alessandria, Pontestura e Rive, che si sono aggiunti quest'anno. A completare il cartellone, gli appuntamenti già resi noti nelle scorse settimane, con Morgan, Ron, Pilar Fogliati, Gli Statuto, Vasco Brondi, Luca Morino, Carlo Tà. E ancora, il tributo a Franco Battiato con Pino Marino, quello a Lucio Dalla con Roberta Giallo, la passeggiata letteraria con Davide Longo dedicata a Beppe Fenoglio, la serata omaggio per Maurizio Martinotti. E poi la novità di quest'anno, il PEM Music Contest, il concorso musicale per giovani artisti della provincia di Alessandria, che vedrà in finale Nico Ascia, Nicola Project, Lottico e Roma al Country Sport Villa di Mirabello. Il fulcro della manifestazione è costituito da incontri con artisti che si raccontano inframmezzando alle parole una parte musicale che può essere minimale, intima, ma in alcuni casi più ricca, intervistati da Enrico De Regibus. Ma quest'anno saranno molti anche appuntamenti che andranno oltre i confini musicali, toccando teatro, cinema, letteratura. Tutti a ingresso gratuito, senza prenotazione, e in luoghi tra le colline, le Risaie e il Po, nel Monferrato, un territorio da qualche anno diventato patrimonio UNESCO, e attorno al Monferrato, a un'ora da Torino, Milano e Genova. Il programma 3 settembre, ore 21, omaggio a Lucio Dalla con Roberta Giallo, Rive, VC, Piazza Vittorio Veneto. 7 settembre, ore 21, incontro, concerto, con Carlo Tà, Alessandria, Piazza Giovanni XXIII, Piazza Duomo. 9 settembre, ore 21, incontro con Chiamami Faro, Alessandria, Piazza Giovanni XXIII, Piazza Duomo. 11 settembre, ore 21, incontro, concerto, con Paolo Benvenu, Country Sport Village, Mirabello, AL, Strada Comunia 30. 13 settembre, ore 21, serata omaggio per Maurizio Martinotti, Lucuccaro, AL, località Lu, Piazza San Nazario. 14 settembre, ore 21, Marina Massironi legge Mario Lodi, San Salvatore, AL, Parco Torre Storica, Via Sottotorre. 15 settembre, ore 21, incontro con Violante Placido, San Salvatore, AL, Parco Torre Storica, Via Sottotorre. 16 settembre, ore 21, incontro, concerto, con Morgan, San Salvatore, AL, Parco Torre Storica, Via Sottotorre. 18 settembre, ore 21, incontro con Arturo Brachetti, Lucuccaro, AL, località Cuccaro, via Colonnello Mazza 1. 19 settembre, ore 21, Maurizio Crosetti racconta Spagna 82, San Salvatore, AL, Parco Torre Storica, via Sottotorre. 21 settembre, ore 21, finale PEM Music Contest con Nico Ascia, Nicola Project, Lottico, Roma, Country Sport Village, Mirabello, AL, Strada Comunia 30. 23 settembre, ore 18.30, incontro con Rona, Valsola, AL, Piazza Papa Giovanni XXIII. 25 settembre, ore 9, passeggiata letteraria su Beppe Fenoglio con Davide Longo, San Salvatore, AL, partenza, arrivo, Loc. Salsido. 28 settembre, ore 21, omaggio a Franco Battiato con Pino Marino, Valenza, AL, Centro Comunale di Cultura, Piazza 31 Martiri 1. 29 settembre, ore 21, incontro, concerto, con Luca Morino, Pontestura, AL, Teatro Verdi, Piazza Castello 19. 1 ottobre, ore 18, incontro con Pilar Fogliati, Valenza, AL, Centro Comunale di Cultura, Piazza 31 Martiri 1.
Il PEM Festival, parole e musica in Monferrato si avvale della direzione artistica di Enrico De Regibus con la collaborazione di Riccardo Massola, ideatore della manifestazione nel 2007. Questo è tutto per le notizie di oggi, assicurati di lasciare il tuo commento e iscriviti al canale qui sotto per ulteriori aggiornamenti sulle notizie. Grazie per la visione. Never.